Appassionati di calcio e non solo, bentrovati al consueto appuntamento con BNews, il notiziario web che vi aggiorna sulla Serie B con te.it. Apriamo questa edizione naturalmente parlando di campionato con le curiosità sul turno appena concluso. Quinto gol in quattro partite per Alfredo Donnarumma, attaccante della Salernitana che anche venerdì scorso ha timbrato il cartellino nonostante la sconfitta dei suoi. Per il centravanti ex Teramo si tratta della prima rete da titolare fino a quella contro la Provercelli, infatti tutte le sue marcature erano arrivate da subentrante. Con la vittoria di Modena, la rivincita degli ultimi playout, la Virtus Entella porta a 10 la striscia dei suoi risultati utili consecutivi. Per gli uomini di Aglietti, che è tornato a vincere in trasferta lo scorso 15 novembre a Terni dopo oltre 2 anni di astinenza, sono arrivate 4 vittorie e 6 pareggi con una difesa blindata capace di subire solo 4 reti nelle ultime gare disputate. Ai gol invece ci pensa Ciccio Caputo, che per lui sono 4 i gol consecutivi, ultimo in ordine cronologico, quello che ha dato la vittoria contro i Canarini. Continuiamo a parlare di attaccanti, visto che ce n'è uno che si sta rivelando decisivo per la sua squadra. Antonio Piccolo, calciatore della Virtus Lanciano, con la doppietta realizzata a Latina, è salito a quota 6 in classifica marcatori. Considerando i 12 gol complessivi segnati dai rossoneri, si intuisce facilmente l'apporto che Piccolo sta cercando di dare agli abruzzesi per raggiungere quanto prima la salvezza. E proprio a Lanciano è arrivato il gol numero 100 per il Latina nel campionato cadetto, escludendo quelli realizzati al di fuori della regular season. Quello di Acostì completa una serie iniziata il 24 agosto 2013, quando i Pontini esordirono ad Empoli, finendo sconfitti per 3-1 con gol della bandiera siglato da Morrone. E sono state rese note proprio pochi istanti fa le decisioni del giudice sportivo. Sono infatti 10 gli squalificati, 3 giornate a Di Cecco della Virtus Lanciano, invece una giornata a testa per Cinaglia dell'Ascoli, Arini e Nica dell'Avellino, Castellini del Brescia, Bruscagin del Latina, Torreira del Pescara, Matute della Provercelli, Sciaudone della Salernitana e Mantovani del Vicenza. E cambiamo adesso argomento, passiamo alla B Italia che è partita questa mattina in direzione di San Pietroburgo, dove domani affronterà i pari età e i pari categoria russi. La rappresentativa di Mister Piscedda, nonostante le tante defezioni, ultima in ordine cronologico quella di Filippini, cercherà di confermare quanto di buono fatto vedere nello stage effettuato a Coverciano il mese scorso. Fischio d'inizio alle ore 19, ora locale, al Petroschi Stadium, dopo aver sostenuto una rifinitura in mattinata. Per la nazionale composta dai migliori under 21 della Serie B con te.it si tratta del terzo impegno stagionale, il primo internazionale in questa stagione. E chiudiamo questa edizione parlando della Team Cup, visto che inizia oggi la 3 giorni dedicata al trofeo nazionale, in campo 6 squadre del campionato cadetto. Alle 15 al picco la sfida tra Spezia e Salernitana con in palio gli ottavi in casa della Roma, poi alle 18 il Cesena fa visita al Torino e infine a chiudere la giornata di oggi la rivelazione del campionato, il Crotone in scena alla Scala del Calcio per sfidare il Milan con un vero e proprio esodo di tifosi calabresi al seguito. Giovedì invece alle 18 in campo il Vicenza in casa del Carpi, mentre il Cagliari va in Emilia per sfidare il Sassuolo alle 21. E questa per oggi era l'ultima notizia, io vi ricordo di seguire il nostro sito internet www.legab.it oppure i nostri profili social agli indirizzi in sovraimpressione per tutte le informazioni sul mondo del campionato cadetto. Naturalmente prima di chiudere ci uniamo anche noi agli auguri di una pronta guarigione, un pronto ritorno in campo per il capitano del Cagliari, De Sena, vittima di un grave infortunio nello scorso weekend, quindi anche da parte nostra gli auguri di una pronta guarigione. Grazie e arrivederci.